Siamo qui con il curatore dell'ottava edizione della Biennale Magna Grecia, qui a San Demetrio Corone, al Collegio Sant'Adriano, Roberto Sottile. Roberto, parlaci di questa giornata di inaugurazione. Beh, sarà una giornata molto articolata e complessa, poiché vedrà, oltre al percorso all'interno con 38 opere esposte, anche due momenti che precederanno, come dire, il taglio del nastro, con due momenti, con due installazioni performance realizzate, una da Isidoro Esposito e un altro da Plutino 2, anzi o meglio Plutino al quadrato, con la partecipazione di Sara Borrelli. Quindi sarà questo momento dedicato a queste due performance e poi potremo vedere tutte le opere di tutti gli artisti selezionati all'interno degli spazi del Collegio di Sant'Adriano. Da quanto hai iniziato a preparare il tutto? Beh, sono stati 2 mesi intensi, forse 2 mesi erano pochi, però sono stati 2 mesi intensi per realizzare l'intero progetto della Biennale con la selezione delle opere, quindi per fortuna oggi ci siamo e oggi si apre. Allora, il nostro è un grandissimo in bocca al lupo per questa serata e per i prossimi anni, che questa biennale abbia delle edizioni in più. Sì, lo spero anche io, perché questa davvero è una biennale ben curata da parte dell'amministrazione comunale di San Demetrio Corone, col suo sindaco, l'onorevole Cesare Marini, che davvero in questi 16 anni, perché questa è una biennale che arriva oggi all'ottava edizione, ma 16 anni di vita, è riuscita all'interno di tutte queste edizioni a rappresentare davvero un momento di riflessione, di incontro dell'arte contemporanea. Qui con noi c'è il presidente della Biennale, Maria Credidio. Ci vuole parlare dell'evento, ma soprattutto dell'inaugurazione che oggi si terrà qui. Allora, buonasera. Io credo che quest'ottava Biennale ha un traguardo particolare, speciale, soprattutto perché è curata da un giovane. È una biennale più giovane delle altre, ecco, che sono state fatte nel passato, anche se di spessore, anche se con dei curatori e critici d'arte che hanno scritto veramente impegnati nell'arte contemporanea a livello nazionale. Avere quest'anno un curatore giovane ci ha portato più giovani, anche col coinvolgimento dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, e avere anche degli artisti ormai che appartengono a una sfera più larga nel panorama nazionale, riconosciuti dalla stampa, dalla critica, dei veri pionieri dell'arte contemporanea. Voglio citare Antonio Gatto, Max Marra, Massimo Mesaello, Luigi Tellarico, tutti gli altri, che Pugliere Veneziano, insomma, ce ne sono tantissimi, ed è questa sera sono qui presenti a questa ottava biennale curata da Roberto Sottile. E sono tutti entusiasti, li vedo che sono entusiasti, hanno un entusiasmo particolare in questo luogo, che suscita delle sensazioni e delle emozioni al di fuori dal comune. Ecco. Ci vuole parlare degli altri artisti che parteciperanno questa sera qui? Sì, diciamo che alcuni non li conosco, perché la cura è stata affidata a Roberto, che egregiamente ha portato avanti questa curatela, questa organizzazione anche a livello di scelta degli artisti, ma ho visto che sono molto impegnati nella ricerca e che ognuno di loro ha un linguaggio nuovo e particolare. Sì, sto parlando sia dei giovani che degli artisti un po' più avanti con gli anni. Bene, qual è l'augurio che lei fa a questa ottava edizione della Biennale? Che con tanti sacrifici sei arrivata all'ottava, e spero
per come stanno andando le cose, soprattutto per la cultura, dove i finanziamenti vengono sempre, ma con l'impegno di un'amministrazione attenta come questa di San Demetrio e di un sindaco come il senatore Cesare Marini, che fa di tutto affinché questa biennale possa continuare ad andare avanti, possa crescere sempre diciamo con novità, con entusiasmo, anche perché tutto ciò ci ha portato a breve ad inaugurare un museo d'arte contemporaneo proprio qui a fianco alla chiesa di Sant'Adriano. Sta per sorgere un museo d'arte contemporaneo, ecco, su questo territorio non facile, ecco. Qui al mio fianco abbiamo il sindaco, l'onorevole Cesare Marini. Sindaco, come ha risposto la città di San Demetrio a questa 8ª edizione della Biennale? E come ha risposto? San Demetrio è un po' abituato, nel senso che noi siamo alla 34ª edizione del Festival della Candela Ardente. C'è una serie di manifestazioni culturali che oramai hanno decenni e decenni di vita, e allora è diventata una specie di routine. L'importante è continuare a farle queste manifestazioni, anche perché l'arte non è una merce comune, è merce rara, e come tutte le cose rare non hanno grandi masse che la acclamano. Devo dire che noi cerchiamo di migliorare anche il rapporto con l'arte. Difatti stiamo portando a termine la costruzione del museo stabile d'arte moderna. L'anno 21 sarà già in funzione, e quindi poi dovremo lentamente dotarlo di quelle che saranno le opere da esporre in maniera permanente. E insieme a questa iniziativa che è il museo stabile, noi pensiamo, abbiamo già qualificato da molti decenni l'attività amministrativa in funzione della produzione di eventi culturali, sia attraverso la pubblicazione di opere degli intellettuali del passato. Questo perché pensiamo che, avendo ogni comunità una sua identità, è giusto che la popolazione conosca la propria identità e cerchi anche di valorizzarla, di capire il perché e qual è l'elemento identitario di ogni singola comunità, perché ogni singola comunità ha il suo elemento identitario. Quindi abbiamo sempre lavorato in questa direzione, continueremo. Ci può parlare degli artisti che stasera inaugureranno questa biennale? Ma noi non usiamo mai fare, come dire, distinzione tra artisti, per un rispetto che si deve a chi lavora nel settore dell'arte. Noi poi lasciamo ampia libertà al direttore artistico. È successo l'anno scorso con Vigliaturo, quest'anno con un nuovo direttore, perché ci sembra giusto che non ci siano condizionamenti di qualsiasi tipo verso chi è preposto poi ad organizzare la Biennale. E quindi, da questo punto di vista, diciamo che siamo fieri di dire non ci siamo mai intromessi. Qual è l'augurio che lei fa alla Biennale? È che possa continuare nei prossimi decenni, che non sia un fuoco di paglia. Già 8 biennali sono tante, perché solitamente le biennali nascono e muoiono nell'arco di una vita brevissima. Questa è l'esperienza, e non è un caso che in Calabria non mi risulta che ci siano molte biennali. Credo che questa è l'unica, una delle poche.